Giovanni, memoria. Come superare un fallimento e andare bene all'università? Per farlo devi capire una cosa. L'incubo più grande all'università non è l'esame. L'incubo non è il libro mattone orrendo, scritto male, che ti succhia via il tempo e la voglia di studiare. L'incubo non è il professore, che pensa solo a scrivere articoli. L'incubo non è l'assistente pavone che vuole fare bella figura col prof e ti maltratta. L'incubo non sono neanche la maggior parte dei colleghi che non condividono, non legano, che sono schivi, fanno terrorismo psicologico e rendono la facoltà una trincea. E nemmeno i genitori, che non ti capiscono e ti mettono pressione. Soprattutto, l'incubo non è il fallimento, la bocciatura, il brutto voto, sotto le tue aspettative. Io, per terminare gli studi, ho dovuto imparare a mettere in discussione una convinzione da cui ti devi svegliare, se no ti consuma. Se ti hanno bocciato, o hai fallito a un esame, se non riesci proprio a studiare quella materia, non sei tu la persona sbagliata. È la verità. Non riuscire nello studio è un'etichetta che molti si portano dalla scuola, di cui ci hanno convinti, o ci siamo convinti. Alcuni abbassano le aspettative e l'autostima e fanno solo cose in cui credono di farcela, o gli hanno detto che sono in grado di farcela. Altri si impegnano da matti, danno enorme importanza alle soddisfazioni legate allo studio. Poi capita la bocciatura. I voti non sono abbastanza, ci sono delle insufficienze o non si passa al test di accesso. E questo lo reputi come un fallimento, una conferma di quello che intimamente pensavi o ti hanno fatto credere. E così non hai la forza per andare avanti. Io ti capisco, non sono stato bravo in questo. A scuola i professori non mi amavano, non mi capivano e i miei genitori mi spingevano all'eccellenza. Io studiavo di più e mi sentivo sempre comunque sbagliato. Perciò mi sbattevo tra video motivazionali con le frasi a effetto e tecniche e metodi di studio che erano assurdi, complicatissimi e che per me non funzionavano. Alla fine tre cose mi hanno aiutato e te le voglio dire perché se non le fai tu adesso rischi di demotivarti e di mollare. Perciò scrivitele da qualche parte e ripetile ogni giorno. La prima è che il problema non sei tu, è il procedimento che ti è stato insegnato. Non c'è niente che non va in te. Tu vai bene come sei, hai l'intelligenza per fare ciò che vuoi, non ti manca nulla. Il problema non sei tu. Se capisci questo, hai la libertà di riprovare, riprovare, anche se sbagli qualcosa. Di goderti il viaggio senza ansie, paure. Di fare e basta. Forse solo il metodo che hai usato non è colpa tua, della tua incapacità, ma della tecnica stessa, che non è adatta al tuo tipo di studente. Non rispetta il tuo modo di essere e di apprendere e non valorizza le tue caratteristiche che rendono il tuo cervello unico, speciale quando studi. Il problema non sei tu. 2. Devi provare e trovare. Se non applichi quello che impari non avrai alcun cambiamento. Conosci qualcuno che continua a leggere libri di sviluppo personale, per esempio, e poi non mette in pratica perché è pigro o perché ha paura? Non fare lo stesso errore. Devi provare e trovare. Sperimenta, sostituisci quello che non ti soddisfa, che non ti piace, con indicazioni che sembrano migliori. Tienile se vanno bene, altrimenti prova altro. Rifiuta una volta per tutte di ingabbiarti. Prendi un approccio flessibile, che rispetta il tuo modo di essere. Continua a provare e trovare. E 3, non hai bisogno di raggiungere la perfezione agli esami. È ora di zittire il giudizio interno, tipo dovevi studiare di più, stupido che hai avuto un voto di memoria, hai una pessima memoria. È vero che il pensiero positivo tipo credici forte forte che poi ci riesci non funziona. È vero anche che mettersi obiettivi e impegnarsi un sacco aiuta, almeno quanto avere una predisposizione per lo studio. Ma anche se ce li hai, magari stai usando male il tuo talento per l'apprendere e sprechi litri di energie mentali. Rispondi a questa domanda: ti senti perfettamente sicura o sicuro agli esami? Ma è abbastanza, vero? Perché sia che studi troppo e male, sia che studi poco, la sensazione è condivisa. Non hai bisogno di raggiungere la perfezione agli esami. Prendere voti eccezionali significa andare oltre il voto stesso e puntare all'efficienza, cioè studiare massimo 2-3 ore al giorno, soprattutto se studi e lavori contemporaneamente, e raggiungere così il massimo possibile. Senza esagerare, senza ossessionarti, avere anche tempo per la tua vita privata, per coltivare qualche interesse extra scolastico o extra universitario, stare in compagnia, ridere, divertirti, studiare anche quello che ti piace, perché sogni di fare il lavoro che ami.
Queste tre cose che abbiamo detto sono già dentro di te. Ogni tanto le senti, ma spesso le dimentichi. E quindi che possiamo fare? È necessario usare dei metodi che funzionano per te. Organizzarti in modo da non avere ansia che ti soffoca e avere la certezza che quello che hai studiato ti resta in testa fin quando ne hai bisogno. Ci sono tre regni, come i livelli di un videogame. Ciascun regno rappresenta simbolicamente le uniche variabili sotto il tuo controllo da modificare per diventare un super studente. I tre regni hanno dentro degli ostacoli, dei mostri da sconfiggere, degli esseri disturbatori, delle armi da imparare a usare. E ogni livello ti dà accesso a armi e strumenti sempre più potenti e ti rende più forte e ti fa sviluppare i tuoi tre eroi. L'eroe fenomenico, leggere e capire i libri, sottolineare le cose giuste e lasciar perdere quelle inutili. L'eroe nucleare, prendere appunti efficaci senza fare errori, evitando di scrivere riassunti testamento. E l'eroe dinamico, creare schemi, per iscritto o meglio a mente, che funzionano e che ti aiutano davvero a ricordare a lungo termine. E poi devi annientare i tre disturbatori, la gestione emotiva, farti venire la voglia di studiare, distruggere la procrastinazione. Devi combattere il disordine mentale, organizzare il tempo, resistere alle distrazioni e finalmente misurare il tempo non in minuti che passi sui libri, ma in trasformazioni, ovvero in risultati migliori che ottieni. Non mollare. L'università è una palestra dove si può sperimentare, imparare a diventare la persona che crea la vita che vuoi davvero nello studio, nel lavoro, economicamente, come soddisfazione di vita. Non mollare, perché finora hai studiato a tuo modo e ora puoi cambiare, non in solitudine. Puoi usare qualcosa di davvero innovativo, completo, in ogni fase e che non cancella, ma integra ciò che funziona, magari di altri metodi. Una sequenza, non mille passaggi, perché sennò ti perdi. Perciò non mollare, sei sulla strada giusta. È il momento di dimostrare che sei capace di avere di nuovo stima di te, di sentir crescere il coraggio e la forza di andare avanti. Scrivimi qui sotto nei commenti che cosa ne pensi di quello che abbiamo detto oggi e iscriviti al canale e fai click sulla campanella per continuare a ricevere ogni settimana nuovi video sui metodi di studio e lo sviluppo delle intelligenze. Non mollare, ci vediamo al prossimo video.